Tutti gli anni ad Agrigento, la prima e la seconda domenica di luglio, si festeggia un santo, San Calogero, il santo nero. Probabilmente proveniva dall'Africa, intorno al 500 d.C. e la storia narra, la leggenda racconta che lui portasse il pane ai lebbrosi e quindi la gente lo tirasse dalla finestra. Per questo ancora oggi la tradizione vuole che i tamburi accompagnino il suo passaggio e che la gente lanci il pane dalle finestre. Adesso siamo intorno a mezzanotte perché la processione dura tutto il giorno e tra un po' tornerà il santo dentro il santuario. Abbiamo intervistato i presenti per vedere che cosa sanno su San Calò e perché sono così devoti a questo santo. Siamo al santuario e abbiamo il piacere di parlare con Nuccio, che è un fedele e un devoto che ha fatto la promessa a San Calogero. Cos'è la promessa a San Calogero? La promessa a San Calogero è un voto che si fa a San Calogero per proteggere un caro, per avere, diciamo, la protezione del santo. Io fin da piccolo sono stato sempre devoto a San Calogero e io, essendo agrigentino, da anni seguo San Calogero. Anche quando ero fuori per lavoro, ogni anno per devozione tornavo ad Agrigento per vedere la festa del nostro santo. E San Calogero ha dato le risposte? Sì, le dà sempre le risposte. Chi ci crede le ha, chi non ci crede... E come si chiama San Calogero? Come si dice? E chiamama con aiuta e viva San Calò. Quello signore di quella con la stampella. Ci andiamo.